La Polonia accelera sul rafforzamento dei suoi confini orientali con Russia e Bielorussia. Il primo ministro Donald Tusk ha dichiarato lunedì che la costruzione dello scudo orientale inizierà entro la fine di quest'anno e non, come previsto, l'anno prossimo. Si tratta di circa 800 chilometri di barriere fisiche ed elettroniche e di sistemi di monitoraggio anche aereo che dovrebbero essere costruiti in 4 anni. I primi test delle componenti dello scudo sono cominciati nel campo di addestramento militare di Orzyj, nel nord-est della Polonia. Lì si è recato Tusk lunedì. Cieszę się, że tarcza wschód rusza, tak na serio. Jest to wspólne przedsięwzięcie nie tylko polskie, ponieważ ono jest połączone także z wysiłkiem państw bałtyckich, jeśli chodzi o bałtycką linię obrony, Finlandia. Tusk ha poi parlato di collaborazione con il Regno Unito sul progetto e di fondi europei di cui discutere a breve con Bruxelles. German Chancellor Olaf Scholz and EU Commission President Ursula von der Leyen welcomed the 6 West Balkan states to Berlin on Monday as part of the 10-year Berlin Process Summit. The Berlin Process aims to bring countries such as Serbia, Kosovo, Montenegro, Bosnia and Herzegovina, Albania and North Macedonia together to sign agreements to enable them to become full EU member states. 5 out of 6 agreements were signed and restrictions on export from Serbia to Kosovo were lifted. Scholz underlined that the states could only join together despite some of them likely to meet conditions quicker than the others. He encouraged the states to help each other out. Montenegro is seen as the first promising country to be integrated to Europe, despite the process beginning more than 20 years ago. Whilst Montenegro expects to meet all the requirements before 2028, Scholz said he hopes the whole process would be complete before 2030. But with Ukraine and Moldova's memberships to the EU being accelerated since Russia's full-scale invasion in Ukraine, it's likely to leave a sour taste in the mouth of the 6 Balkan states. Liv Stroud, in Berlin, for Euronews. Israele ha chiesto nuovamente lunedì alla forza di peacekeeping delle Nazioni Unite in Libano, UNIFIL, di lasciare temporaneamente la zona di combattimento. Il paese e il suo esercito, l'IDF, hanno ricevuto pesanti critiche internazionali dopo aver colpito almeno 3 volte nell'ambito delle operazioni militari contro Hezbollah i caschi blu schierati nel sud del Libano. The charge that Israel deliberately attacked UNIFIL personnel is completely false. It's exactly the opposite. Israel repeatedly asked UNIFIL to get out of harm's way. It repeatedly asked them to temporarily leave the combat zone, which is right next to Israel's border with Lebanon. Thank you, Steph. Il mandato della missione UNIFIL istituita nel 1978 è proprio di lavorare per la cessazione delle ostilità nell'area. Attacks against peacekeepers are in breach of international law, including international humanitarian law, and they may constitute war crime. He called on all parties, including the IDF, to refrain from any and all actions that put our peacekeepers at risk. Almeno 5 degli oltre 10.000 caschi blu impegnati in Libano sono rimasti feriti finora. Lunedì Italia, Francia, Germania e il Regno Unito in una nota congiunta hanno condannato gli attacchi a UNIFIL. L'Unione Europea sta per inasprire i propri limiti di inquinamento atmosferico, avvicinandoli a quelli raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. I ministri dell'Ambiente hanno approvato i limiti più severi al Consiglio Ambiente di Lussemburgo, ma alcuni paesi hanno espresso riserve sul rispetto delle scadenze. Malta, ad esempio, sostiene che sarebbe impossibile rispettare i nuovi limiti sul biossido di azoto. La Germania ha invece accolto con favore una clausola che consente ai governi di posticipare la scadenza al 2040. Inoltre ha chiesto alla Commissione europea di rassicurarla sul fatto che non sarà costretta a limitare la circolazione delle auto o a chiudere gli impianti industriali. Sono iniziati i negoziati per l'adesione dell'Albania all'Unione Europea. Durante questo processo la candidatura di Tirana può contare su un forte sostegno da parte dei cittadini, oltre il 90% secondo un sondaggio condotto nel 2023. Il paese può anche trarre vantaggio dal suo impegno risoluto nei confronti dell'Occidente,
che potrebbe essere utile in un momento in cui la guerra in Ucraina sta sollevando dubbi sulla sicurezza dell'Unione. It is fully aligned with the EU on all sanctions, on all matters CFSP, on common foreign and security policy, which is very important. It has been a NATO member for the longest time among the Western Balkan countries, ever since 2009. Nonostante i suoi punti di forza, l'Albania dovrà adattare la sua legislazione agli standard europei e intraprendere numerose riforme per convincere gli Stati membri. In the past, Albania has been commended for what it has been delivering on fight against corruption and organized crime. It still needs to do a lot more. It needs to deliver more as well on protecting the fundamental rights, freedom of media and freedom of expression. Tuttavia, Tirana, che ha presentato la sua candidatura nel 2009, ha ancora molta strada da fare. Una volta conclusi i negoziati, la Commissione europea dovrà esprimere il suo parere, sulla base del quale gli Stati membri dovranno votare all'unanimità. Anche il Parlamento europeo dovrà dare... Il Fondo europeo per la pace era stato creato prima della guerra in Ucraina come strumento per migliorare la capacità dell'Unione europea di prevenire conflitti, ma l'invasione russa ha cambiato tutto. Da allora lo strumento è stato utilizzato per rimborsare parzialmente gli Stati membri per le armi e le munizioni donate a Kiev. Ma da più di un anno l'Ungheria blocca il trasferimento di 6,6 miliardi di euro all'Ucraina. These funds are supposed to help Ukraine to strengthen its defense sector and to provide, of course, ammunition to the country and all the support EU can provide to keep to so that Ukraine keeps fighting this war. Dall'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia nel febbraio del 2022, i fondi sono aumentati. In totale l'EPF ammonta a 17 miliardi di euro, di cui oltre 11 miliardi sono riservati all'Ucraina. Questo denaro non fa parte del bilancio dell'Unione Europea e proviene da ulteriori contributi degli Stati membri. Ma perché arrivi in Ucraina, i paesi del blocco devono approvarlo all'unanimità e l'Ungheria si oppone. And Hungary, and particularly Orban, has been very publicly vocal that he is against of providing more support to Ukraine. And of course, he also plays the game in relation with what happens in the U.S. politics, because he is a very friendly, with very friendly relations with Donald Trump. And he apparently does not, you know, wants to block all the support to Ukraine. So just in case Trump comes back to the office, Trump is not also signed up to contribute to providing more loans to Ukraine. Ecco perché i funzionari diplomatici dell'Unione Europea stanno studiando un nuovo piano per aggirare il veto dell'Ungheria. Il piano consentirebbe agli Stati membri di versare i contributi finanziari al Fondo Europeo per la Pace su base volontaria anziché obbligatoria. Le discussioni sono in corso. Le previsioni meteo in Sicilia per mercoledì 16 ottobre di Globus Television. Mercoledì ancora alta pressione. Giornata con bel tempo, cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature fino a 30 gradi, minime stazionarie. Mari. Mar Tirreno calmo, Mar Ionio calmo, Stretto di Sicilia calmo.